3, 2, 1, contatto. Buonasera e benvenuti al Magic Flute Show. Questo evento verrà trasmesso in differita da Sharing TV sul digitale terrestre nazionale. Siamo anche in diretta streaming sui principali social network Pyramid Café, che è il gruppo che mi onoro di aver fondato 13 anni fa. Siamo anche in diretta streaming su Twitch di The Pixel Chips, ma adesso vado ad introdurre l'ospite. Se puoi mettere la copertina, signore e signori, ecco a voi Bruna Atena Picchi. Se puoi raggiungerci sullo stage. Eccoci. Ciao Bruna, benvenuta. Buonasera. Ciao carissima. Allora, Bruna non è certamente la prima volta che è qui. Bruna è nello staff del Magic Flute Show ed è, anzi, c'è proprio dall'inizio. Iniziamo ad accomodarci, Bruna. Immagino che da questa parte, da questa parte del divano è un altro effetto. L'emozione è tangibile. Allora, prima di partire, c'è un'altra sorpresa, perché dovete sapere che Bruna era sempre il nostro punto di collegamento con il web, con la diretta streaming sui social network. Questa sera è per la prima volta con noi ed è emozionatissima e l'accolgo nel migliore dei modi. È la nostra porta fortuna Cecilia Agresti. A tutti la chiamiamo Cecia. Se vuoi raggiungerci, Cecia. Cecilia, dove sei? Mi ha abbandonato. Ce la siamo persa sul più bello. Va bene, dai, ci raggiungerà. Eccoli. Ci raggiunge. Eccola qui. Dai, Ceci. Eccola qua. Ben arrivata. È emozionatissima, Cecilia. Ok, apri il microfono, saluta un po' il pubblico. Io non riesco a sentire la tua voce, Ceci. Ciao a tutti. Eccola, finalmente mi hai fatto venire un coccolone. D'altro caso, tu sei... Ciao, Ceci. Tu devi portare le domande da parte del pubblico, del web, quindi ti dobbiamo sentire bene. Ok. Ok, io direi di partire, Bruna. Bruna Atena Picchi, non è esattamente questo il tuo nome, vero? Puoi spiegarci perché Atena, mai? Atena è semplicemente un nick, lo uso da quando ho cominciato a utilizzare MySpace e MSN, quindi fatti conto, sono un po' di anni. È un personaggio, per meglio dire, è una personalità del mondo greco che mi ispira. E ho pensato fin dall'inizio di utilizzare questo nick. È diventato quasi il mio nome. Quasi tutti credono che io mi chiami così, e lo capisco, perché viene associato a me quasi sempre. Cui poi lo spiegherò, è anche il motivo per cui non ho nel tempo deciso di cambiare il nome del blog. Il tuo blog si chiama Il Blog di Atena, appunto. Esatto, allora, esatto. Cosa facciamo? Partiamo con il tuo speech? Sì, vuoi sì, accomodarti? Vado in postazione. Vai in postazione. Bruna è una bravissima travel blogger. Vuol dire, no, dare no, a Cesare non ciò che comunque. Dice Cesare. Ok. No, ok, io non credo di essere una bravissima travel blogger, ti ringrazio, però vabbè, del resto di questo dobbiamo parlare comunque in ogni caso. Beh, in realtà parliamo di come fare travel blogger ai tempi del Covid, però ci tengo a sottolineare che non sarà questa una lezione di blog, che non è il caso. Non so nemmeno chi di voi si è abituato a leggere blog. Non è scontato, non è che tutti debbano per forza dedicarsi alla lettura di un blog di qualsiasi genere.
nella fattispecie di un travel blog. Anzi, se devo proprio essere onesta, io sono la prima che faccio questo, mi ci dedico da anni, principalmente per passione, e ne leggo pochissimi. C'è una ragione per questo, però nulla si può dare per scontato. Quindi, ripeto, non è una lezione di blogging. Quindi eviterò di utilizzare un linguaggio tecnico anche perché vi annoierebbe e questo non lo voglio, o meno mi auguro comunque di non arrivare in ogni caso ad annoiarvi. E quindi, però come dicevo prima, come dicevo poco fa, perché il mio blog l'ho battezzato Mondio d'Atena? Perché è nato innanzitutto per passione, associavo me stessa al nome di una divinità greca che mi ha sempre affascinata. Io fin da piccola ho avuto questa propensione per la mitologia, in particolare appunto quella classica, e quindi mi sono voluta ispirare a quell'entità, che è la dea Atena, è la dea della sapienza, della saggezza, è la dea della guerra, intesa come tattica, come strategia, quindi mi ha sempre affascinata. Il blog poi è nato per passione, in tempi non sospetti, cioè è nato in un momento della mia vita in cui io ancora non avevo nemmeno le idee chiare su che cosa fare, non avevo una direzione professionale di alcun tipo, mi ero appena laureata e cercavo semplicemente il modo di poter condividere alcune mie passioni con un giro un po' più largo delle mie amicizie strette. E quindi il blog mi sembrava il posto ideale. Quindi è nato così, nato con mille errori, con tante storture che poi nel tempo ho dovuto chiaramente correggere. Perché man mano ho cominciato a definire me stessa quello che volevo fare e quindi dicevo che il blog è nato per passione, così per condividere le mie curiosità, il mio pensiero su libri, su viaggi, poi man mano è diventato un qualcosa di diverso, perché ho capito cosa volevo fare nella vita. Attualmente mi occupo di comunicazione digitale, sono una webwriter e quindi il blog è diventato non soltanto un modo per condividere passioni, ma soprattutto per ricavare uno spazio di visibilità, per poter promuovere me stessa e chiaramente anche una piattaforma sperimentale, perché so chi lo ha sentito, ma è nato a suo tempo con tanti errori che poi ho dovuto correggere, ma è un'altra storia, è un'altra vicenda. Quindi io ho preferito non cambiare il nome perché ormai il web mi conosce come Atena, mi associa a quel nick. Tant'è vero che Francesco pensava fosse il mio nome, ma non lo è, purtroppo. Penso che non sono l'unico. Probabilmente non sono l'unico, no. Però se ve lo stesse chiedendo, esistono persone che veramente si chiamano così. Non è rimasto soltanto un nome da mitologia. Bene, possiamo andare avanti con le slide, grazie. E dobbiamo Invece. arrivare a quindi, ecco, siamo in pandemia, tra le tante cose che non possiamo fare c'è il viaggiare. In realtà è un'affermazione un po' inesatta, perché è vero che attualmente ci troviamo quasi tutti nelle zone rosse, per cui io non potrei avere la libertà di andare a fare due passi a Posillipo, che io vado a Napoli, per chi non sapesse, però avremmo anche la possibilità di prendere un aereo, ma di fatto non viaggiamo. Ok, sappiamo perfettamente che tra tanti settori, perché quello dei viaggi, appunto, il turismo è quello che sta risentendo di più, attraverso un momento di crisi profonda. Inevitabilmente anche il modo di fare travel blogging circa un anno è un po' cambiato. Quindi come si fa a continuare a fare travel blogging in un periodo del genere? Come si fa a parlare di una città d'arte, come parlare di borghi, di musei, di spiagge anche? È una cosa che si può fare, non è affatto impossibile. Però prima di arrivare a dire come si fa, c'è da fare una piccola premessa e poi andare avanti. Prossima slide, per favore.
Allora, che cosa fa il travel blogger? Quello che mi riguarda il travel blogger racconta, racconta luoghi e racconta culture, culture del mondo. Poi è indifferente se stiamo parlando della cultura thailandese o se stiamo restando in Italia. Questo è fatto, è molto secondario. Sta di fatto che racconta. Okay, quindi dobbiamo immaginare il travel blogger come una persona nel suo proprio spazio digitale si dà a un certo tipo di narrazione. Posso dire che cosa non fa, o per meglio dire cosa non fa in prima istanza. Non consiglia, cioè consiglia perché il suggerimento viene di conseguenza, ma non è il perno quello che si fa con i blog. Andare avanti con la slide, per favore. Grazie. Ecco, prima di tutto si raccontano le culture, come per l'appunto dicevo, non si dice esclusivamente che cosa si può vedere in un luogo, se ne parla a 360 gradi, quindi si sofferma sulla storia, ci si sofferma sull'arte, sulla letteratura, sulla musica, sulle produzioni artigianali e quindi infine sulla enogastronomia, e questo ci mancherebbe altro, perché chiaramente arriviamo in una destinazione, ne abbiamo i luoghi di maggiore interesse, sicuramente dovremo andare a mangiare e poi i nostri interessi ci orientano, quindi ci dedichiamo a percorsi naturalistici oppure a percorsi artistici e così via. Quindi quando parliamo di cultura, parliamo di cultura in senso ampio. Ogni travel blogger ha tutta la libertà di dare un proprio taglio allo spazio che coltiva. Non il termine coltivare a caso. Detto questo, grazie, prossima slide, questo fa sì che il viaggio possa essere inteso come un'esperienza molto complessa, veramente molto complessa, non che quindi il travel blogging sia più complicato, più complesso del blogging applicato ad altri ambiti, però per sua natura l'esperienza di viaggio fatta di tante fasi, di tanti momenti, che coinvolge la persona che viaggio a livello emotivo, dal momento in cui chiude la porta di casa e prende il taxi per andare all'aeroporto fino al momento in cui le chiavi le deve riprendere per entrare in casa. Quindi è un insieme di esperienze. Tutte assieme fanno una grande, globale, ma questa stessa esperienza in toto non è nemmeno riducibile a somma delle esperienze. Quindi è un qualcosa di più. Questo è un principio di complessità. Io almeno il viaggio lo intendo così. E questo rende a maggior ragione anche il raccontare un'esperienza del genere come qualcosa di altrettanto complesso. Adesso fedele alla premessa fatta all'inizio, non posso parlare in termini tecnici, non sarebbe questo il luogo e vi annoierebbe probabilmente, però volendo fare le cose a regola d'arte, quando si fa travel blogging bisogna necessariamente tenere conto anche di questo, perché fa la differenza impostare un blog post raccontando semplicemente delle proprie impressioni sul luogo rispetto a quando si organizza un contenuto decidendo di dare tutta una serie di suggerimenti. Io non so fra voi chi è abituato a viaggiare o chi era abituato a viaggiare, perché adesso non ci stiamo spostando per lavoro o per piacere, ma suppongo che tutti prima o poi abbiate letto una recensione su Booking, una recensione su TripAdvisor e così via. Bene, so per dire una cosa, perché poi magari susciterà una domanda, credo, in base a dati che sono stati raccolti nella felice estate del 2019, dico felice perché nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo dopo, esatto. Almeno il comportamento degli italiani è particolare, gli italiani leggono pochi blog, soprattutto di viaggio, e soprattutto quando li leggono
più o meno in prossimità della partenza. Quindi, ad esempio, se siete abituati, se noi italiani siamo abituati per lo più a viaggiare nel mese d'agosto, tante ragioni, viaggiamo soprattutto ad agosto, probabilmente cominceremo a leggere qualcosa verso luglio, addirittura quando saremo già sul posto. Quindi questa la dice lunga su quanto sia complicato farsi leggere. Andiamo incontro per forza di cosa ad una stagionalità. Dunque, possiamo andare avanti con la slide, grazie. Volendo ridurre un po' all'osso il discorso, mettendo da parte la capacità di dare consigli, che ripeto, si può andare su TripAdvisor, si può scrivere lo stesso, è il mezzo estremamente democratico, non è nemmeno necessario avere particolari competenze di scrittura e neanche di comprensione talvolta. Nel travel blogging si suggestionano le persone. La suggestione e quindi il potere di suggestionare avviene proprio tramite un mezzo particolarmente potente, sono le parole, quindi il racconto. Il racconto corredato di immagini, sì, ma comunque le immagini fanno parte di una grande narrazione. Quindi non credo di sbagliarmi quando dico che la prima cosa che fa il travel blogger è suggestionare. Se andassimo a vedere in questo momento la definizione sul dizionario di suggestione, la suggestione è un qualcosa che non ci procuriamo da soli. La suggestione presuppone che ci sia un'altra entità che è in grado di influenzarci in un qualche modo. Quello è essere suggestionati, noi quello facciamo. Raccontiamo in maniera tale da parlare praticamente alle vostre pance. Beh, noi dobbiamo farvi venire voglia di andare in un posto, di dire cavolo, questo posto è fantastico, mi sono troppo incuriosito, ci devo andare prima o poi nella vita, prima o poi, che non vuol dire subito. Okay? E queste sono sfumature, però a certi livelli sono importanti. Ecco, possiamo andare avanti. Adesso arriviamo al problema principale. Adesso, cosa è successo da un anno a questa parte? Perché cosa è successo quando è cominciata la pandemia e quindi è venuta meno la possibilità di viaggiare? Ecco, le reazioni sono state diverse a seconda dei casi. E lo dico anche in modo un po' provocatorio. Secondo me le reazioni sono state diverse perché diversi sono i livelli di competenza e di approfondimento di quelle che sono le dinamiche del blog. Quindi non tutti abbiamo usato le stesse strategie. In tutto questo tempo qualcuno ha deciso di fermarsi, quindi di non scrivere più, perché magari troppo depresso, troppo triste. Qualcun altro addirittura si è completamente stravolto, ha stravolto completamente il proprio modo di comunicare, dal blog fino ai social media, si è dato completamente all'altro. Quindi abbiamo cominciato a vedere travel blogger che hanno iniziato a fare i cuochi, che hanno cominciato a fare gli insegnanti di Pilates e di yoga, perfino di meditazione. Qualcun altro, per fortuna molti, e anche io stessa, abbiamo deciso di trovare un modo alternativo di raccontare i luoghi. Alternativo non è che abbiamo cominciato a fare le capriole. Certamente non abbiamo iniziato, io nemmeno non ho cominciato, pure praticando il Pilates, non ho cominciato a fare travel blogging, passando la posizione del gatto. Assolutamente no. Raccontare in modo alternativo significa ancora una volta, ancora di più, mettere un attimo da parte questa pulsione, a volte forse un po' troppo invadente, di consigliare e invece di raccontare per suggestionare. Fondamentalmente adesso noi dobbiamo fare una sola cosa, continuare a raccontare perché il lettore è affezionato, i lettori si affezionano. Se improvvisamente noi cambiamo di sana pianta,
il genere di contenuto, il nostro modo, ma anche proprio il contenuto in sé, perdiamo di credibilità. Diciamo la verità, o meglio, vi faccio una domanda. Chiedereste mai ad un giocatore di basket che domani si inventa giardiniere? Voi l'avete sempre conosciuto per essere un giocatore di basket? Non credo, fondamentalmente non funziona così. Io amo i libri, amo una delle case editrici che amo in assoluto, è la Delphi, ma se la Delphi domani aprisse un ristorante, non credo che ci andrei a mangiare, perché fino adesso la Delphi ha fatto i libri, non si è dato alla cucina. Quindi è complicato poter parlare di viaggi perché non possiamo viaggiare, quindi anche il bagaglio delle nostre esperienze si va riducendo. Ma le nostre strategie di comunicazione, perché poi tali diventano, devono per forza di cose contemplare un qualcosa che si chiama piano editoriale. È un qualcosa, ripeto, di tecnico. E non potevo questo almeno non dirlo. Quindi nel momento in cui il settore va in crisi ed è difficile parlare di un qualcosa di cui non si può fare esperienza. Veramente l'esperienza che raccontiamo eventualmente è rimandata ad un futuro in questo momento indefinito, perché noi tra un po' non possiamo nemmeno programmare che cosa potremmo fare domenica prossima, che tra l'altro è Pasqua, non questa, l'altra. Figuriamoci se in questo momento io posso pensare di organizzare un viaggio a New York. Onestamente, io non credo che mi possa essere utile sapere oggi dove posso dormire a New York, perché New York è talmente lontana nelle mie possibilità, non economiche chiaramente, intendo dire proprio materialmente. Io non posso prendere un aereo e andare a New York oppure andare a Bangkok, anche se mi piacerebbe tanto, perché è un evento per adesso troppo spostato in un tempo futuro, che non è tanto il fatto che sia futuro, ma è il fatto che è indeterminato. Siamo tutti sospesi ai decreti. Questo è il punto. Però i lettori li abbiamo avuti, li abbiamo, continuiamo ad averli e quindi in un qualche modo dobbiamo continuare a esserci per loro. A maggior ragione diventa ancora più importante questo. Non si può fare blogging senza conoscere le dinamiche del blogging stesso. E chi le conosce sa perfettamente che a esserci ci si deve per forza stare. Cioè bisogna continuare a essere in quel posto digitale, in quello spazio digitale, che per me è un posto abitato. E prima ho usato un'altra parola ancora, che è coltivare, perché la comunità dei lettori si coltiva nel tempo, perché il blogging non è veloce come Instagram e tantomeno come TikTok, è un altro mezzo, è un mezzo che richiede tanto impegno, richiede una coerenza nei contenuti, richiede la definizione di una propria voce, il proprio stile, oltre chiaramente che anche la correttezza delle informazioni, quelle sicuramente si dovranno dare. Però quello che è importante, ci tengo a sottolinearlo ancora, è che adesso bisogna raccontare e suggestionare. Ora come ora, ad esempio, personalmente, quindi parlo per me. La mia voce resta la stessa, e la mia voce è la voce di Bruna appena, è una voce di una persona che è molto schietta quando racconta lui che vede, cerca di soffermarsi sul perché, la realtà che ha visitato, che sta ricordando, che sta narrando, è fatta in un certo modo e non in un altro, perché tutti i posti sì, sono la sovrapposizione di eventi storici e così via. Quindi cerco di avere uno sguardo profondo, soprattutto una voce ironica, tagliente. Chi di voi mi conosce, magari ha contatto con me sui Ah, social, sì. sa perfettamente col mio lato un po' ruvido. In realtà sono una persona Tagliente, anche dici abbastanza. bene, tagliente. Esatto, sono parecchio tagliente, me ne rendo conto. Forse anche con i toni un po' provocatori, anche questo. Ma perché sono arrivata anche a definire me stessa, ecco, chiaro. Quindi per me il blog, essendo un posto personale, un luogo personale, deve essere me. Quindi deve essere raccontato solo ed esclusivamente con la mia voce. È chiaro che quando faccio questo per lavoro tutto cambia, ma non è questo il punto.
in questo momento. La mia strategia attualmente è la seguente: è dare, quando capita, le giuste informazioni, ma per lo più continuare a dare ispirazione. E visto che gli spostamenti anche interregionali sono incerti a seconda dei periodi, mi sto dedicando per fortuna ad una regione, che è la Campania, quella in cui vivo, ho una a mia disposizione che ha non so ancora quanti luoghi. Ho paura che si sia frizzata. È un momento di impasse, capita, è normale, anzi, insomma, siamo filati lì fino adesso. Adesso Bruna ha crashato. Rubin, se vuoi mandare sulla diretta streaming quel video che ti avevo passato di Wizardot. Ho aperto i microfoni a tutti, se qualcuno vuole dire qualcosa, fino qui. Tanto che aspettiamo Bruna, se qualcuno vuole fare delle considerazioni, Stex, era l'ospite di giovedì scorso, ecco, vedo che alza la mano. Hai il microfono acceso, se vuoi dire qualcosa. Sono arrivato un po' tardi, per cui non alta. Nel senso che la narrazione di un luogo, in qualche maniera, voglio dire, spesso un luogo descritto, verbalizzato, non è necessariamente capace di trasferire un senso, mentre il racconto sì. C'è un eco comunque. Bruno, hai preso il microfono, lascialo cadere, tornerà su. Eccomi. Lasciamo completare il pensiero, sì, a Stex, perché stavamo riempendo il voto che hai lasciato, Bruna. Giustamente. Ma no, semmai più che altro stavo parlando di come il racconto sia molto più veritiero, come dire, della semplice descrizione. Cioè, un luogo è fatto fondamentalmente di storie, mentre un luogo raccontato come se fosse semplicemente, come dire, la verbalizzazione di un luogo, un elenco delle caratteristiche, ha poco senso, molto più forte, molto più bella la narrazione. Sì, esatto. Questa è una sottolineatura di quello che tu dicevi, niente di più. Sì, per precisare meglio. Mettiamoci nei panni di lettori di un blog, ma anche nei panni di chi lo scrive. Ecco, scrivere dove dormire a Londra, dove mangiare, come muoversi, rivolgersi a qualcuno che il viaggio l'ha bello organizzato ed è un tipo di lettore. Ispirare qualcuno, ispirare le persone è un'altra cosa, che devi vedere molto prima. Cioè, la suggestione, il racconto che fa presa, potremmo dire, sulla mente, però io prima ho detto pancia, perché le nostre scelte sono di pancia, viene ancora prima, molto prima che tu possa dire ok, prenota il volo, molto prima. Adesso è questo che ci troviamo a fare, perché ripeto, l'esperienza di andare a New York, di andare in Thailandia, di andare a Bali, sì, bellissimo, ma in questo momento io non riesco nemmeno a collocarlo nel tempo. Non so neanche se, ripeto, non posso nemmeno sapere se tra una settimana o due settimane ho la libertà di uscire e di andare sul pontile di Bagnoli a vedere Nisida e tutto il resto. Niente, non ho nulla, e sto parlando della mia città, quindi figuriamoci tutto il resto. E poi onestamente tutti i contenitori di recensioni ci sono, e il pubblico italiano va a cercarle da altre parti le recensioni. Non è che ho citato Booking e TripAdvisor a caso. Chiaro, questi sono tutti spunti, volendo potremmo approfondire ognuno di essi, però
La nostra diventerebbe una discussione infinita e per me sarebbe impossibile non entrare nel tema. Impossibile. È deformazione professionale. Quindi tornando a noi, può andare avanti con le slide, con la slide per favore? Rico. Ecco, si racconta ancora, si racconta ancora. Vai ancora avanti, per favore, perché ormai su questo penso che ci siamo capiti. Ecco, ho voluto scomodare Giordano Bruno, il Nolano. Ogni amore procede dal vedere. L'amore intelligibile dal vedere intelligibilmente, il sensibile dal vedere sensibilmente. Detto altrimenti, ovviamente una formula un po' filosofica per dire una cosa che poi in realtà è abbastanza semplice. Quando ci affezioniamo sì a qualcuno, ma anche a qualcosa, quindi magari anche un'idea, anche l'intenzione di fare qualcosa, procediamo su due livelli. Il primo livello è intelligibile, quello che comprendo, ed è la sfera di tutto ciò che io posso fare, devo fare, e del come devo fare. Quindi è chiaro che è impossibile impostare un travel blog che funzioni senza mai veicolare qualche informazione di carattere pratico. Quello ci deve essere. Perché? Perché sì, ok, l'ispirazione, ma dobbiamo anche avere la percezione, bisogna anche dare la percezione che un qualcosa sia realizzabile. Però, ripeto, a livello più profondo, la prima che si smuove è la sensibilità. Quando parlo di sensibilità non sto parlando di quella che oggi si chiama un po' più comunemente empatia. No, non intendo quel tipo di sensibilità che ha a che fare con l'intuito, con la profondità psicologica. Sto parlando proprio del sensibile inteso come sensazione fisica. Leggendo, le sensazioni fisiche arrivano. Ecco perché dicevo, bisogna poter parlare alla pancia, bisogna far venire voglia di. È quello che si fa. A me piace, cioè proprio ci godo quando le persone mi dicono ho letto il tuo racconto, su, ho proprio voglia di andarci, è bellissimo. Cioè, per me non c'è niente di meglio. È la più grande soddisfazione che mi possa essere data in quel momento come blogger, perché vuol dire che con il mio racconto, con le mie parole, e sicuramente in questo c'è anche una certa capacità di scrivere, però quelle migliorano poi nel tempo, non si nasce imparati, come diciamo noi di Partenope. E, ripeto, questa è per me la maggiore soddisfazione. Poi non è importante nell'immediato se questo desiderio della persona verrà realizzato da lì una settimana, da lì un mese, da lì un anno. Per me è quello che conta è di aver lasciato in un qualche modo una traccia nella sensibilità e poi quindi nella memoria. Perché se sono stata in grado di fare questo una volta, posso farlo altre volte, posso farlo per più persone. Una persona che sa che leggendo un mio racconto di viaggio trova un'emozione e trova un'ispirazione e sa che si può fidare di me del mio racconto, torna a leggermi. E chiaramente noi abbiamo come obiettivo anche quello di essere letti, perché nessuno di noi può pensare di fare blogging e di scrivere tanto per scrivere, cioè per cantarsela e suonarsela, sarebbe un controsenso. Abbiamo avuto i diari segreti, potremmo continuare a scrivere quelli e sicuramente faremmo molta meno fatica. Che mettere su un blog post costruito con tot immagini, tot paragrafi, col testo, una tavola dei contenuti che serve al lettore per orientarsi in una guida e tante altre cose, veramente non varrebbe la pena. Non varrebbe. Tutto. Prima risparmia tempo e energie, quindi se non si fa. Ai ai ai, è scomparsa un'altra volta. Ecco che è ritornata subito a sto giro.
Bruna, come stai? Ogni volta ci lasci con il fiato sospeso. No, mi sta cominciando a partire l'embolo, lo dico proprio schiettamente. Prima era per l'emozione, ma... adesso è per l'ira. Vabbè. Dai, 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 che sta andando benissimo comunque. Dai, facciamogli un applauso di incoraggiamento, perché comunque credete, uno prepara queste cose e poi è sempre a pregare che vada tutto bene. La dea della discordia. È il bello della diretta. Sì, esatto. Sì, sì. Bello, è il bello della diretta, che la connessione ti va sempre bene e poi ti deve andare male stasera. Ok, andiamo avanti con la slide. Andiamo avanti. Avanti, sì. Con la slide. Sì, 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 sì. Con questi bei faraglioni di capri, non so nemmeno quando anche io potrò rivedere, ribadiamo il concetto. Si tratta di far innamorare le persone dei luoghi attraverso immagini e racconti, puoi andare avanti, grazie. Sì, sì, sì. Eccoci. Quindi, come dicevo, come si fa? Come si fa a continuare a parlare in questo modo in un periodo in cui le cose sono non proprio favorevoli? Bene, allora dicevo, si va nel piano editoriale, cioè si stabilisce un piano di pubblicazioni e per forza di cose deve anche contemplare eventualmente rubriche. Io posso anche capire in certi casi qualcuno che si è dato a contenuti di altro genere, ma in un travel blog, quindi in un blog tematico, si può fare forma di rubrica, di appuntamento mensile, settimanale, ma credo che la migliore cosa sia restare sempre fedeli a se stessi, al proprio ambito, soprattutto se si è conosciuti per quello. Io ho preferito, da un po' di mesi a questa parte, di rallentare con le pubblicazioni relative a altre destinazioni dell'Italia e del mondo che ancora non ho, di cui ancora non ho parlato, e mi sto concentrando sulla campagna su Napoli. Quindi mi sto rivolgendo, come me si deve trovare fare quello che si chiama turismo di prossimità, cioè rimanere in un raggio di chilometro piuttosto stretto rispetto a casa propria. Ma si deve fare anche un'altra cosa. E qui io non ho potuto non parlare di sentiment, utilizzare un termine un po' del gergo tecnico, ma inevitabile, perché ok, ho parlato di suggestione, ho parlato di informazioni, quindi indirettamente anche del bisogno delle persone di percepire che un'esperienza di viaggio possa concretizzarsi sotto tutti gli aspetti, a partire da quelli organizzativi primari, quindi proprio la prenotazione del viaggio, ma tutto quello che accade durante il viaggio. Però adesso, cioè proprio in questo momento, il sentiment è particolare. Questo vale un po' per tutti, perché siamo stufi, siamo un po' demoralizzati, non viviamo più l'ebbrezza della preparazione al viaggio, non soltanto perché i viaggi non si fanno, ma anche nei casi in cui si potesse organizzare, da qui per esempio ad agosto, settembre, ottobre, viviamo un sabato del villaggio sui generis. Almeno, non so, io la vivo un po' così, ma non penso di essere l'unica a viverla in questo modo. Non ho lo stesso entusiasmo di prima, perché ci sono i decreti che sono come la spada di Damocle. Quindi, sì. Questo poi si deve aggiungere anche un altro fatto, che siamo in una pandemia, la pandemia è mondiale, quindi c'è il rischio sanitario. Quindi ci sono le persone che magari vorrebbero ma hanno paura, le persone che vorrebbero viaggiare però si aspettano magari che le regole vengano rispettate. Quindi si cerca sicurezza, noi stiamo cercando tutti sicurezza e stabilità e al momento non l'abbiamo. E quindi anche questo è qualcosa che bisogna intercettare, che bisogna considerare. Ne dico una. Ripeto, anche questa riguarda me, ma non credo di non... Coro. Per ovvie ragioni, a me arrivano le newsletter di Ryanair e di EasyJet.
mi stizzano maledettamente, perché mi fanno proprio rabbia, perché il loro tono è rimasto sempre uguale, non è mai cambiato, è come se la pandemia non ci fosse. Mi informano allegramente che ci sono tratti a 10 euro, biglietti per Mykonos, per non mi ricordo dove. La mia reazione nell'immediato è: ma in questo momento che me ne devo fare di un biglietto a 10 euro? Sì, costa poco, magari posso anche decidere di buttare dalla finestra questi 10 euro, ma il problema è che proprio tutta la parte emotiva, tutta quell'emozione che precede il viaggio, adesso non c'è. Non si vive più allo stesso modo. Eravamo abituati, grazie anche al fatto che i viaggi si fanno low cost già da un bel po' di tempo, a comprare biglietti in autunno per partire in primavera. E probabilmente vivranno questi mesi, dal momento dell'acquisto di un biglietto aereo alla partenza, con quella ficcicorio, quella emozione, sempre un po' in background, sempre un po' di sottofondo, che ci pompava tutto sommato, no? Ci faceva arrivare al momento della partenza con l'emozione. Ora no. E questo è il modo di parlare, come se la pandemia non ci fosse. Non è sempre un modo che paga. Non è sempre... forse non è sempre l'ideale. Ecco perché bisogna anche capire che dall'altra parte ci sono delle persone che cercano una certezza in più, che non è soltanto la certezza di andare a mangiare bene nel ristorante, perché ripeto, c'è chi magari si può accontentare di qualche recensione su TripAdvisor. Si tratta di qualcosa di più, si tratta di trasmettere emotivamente un certo tipo di sicurezza. Non è semplice, bisogna essere anche allenati a scrivere, allenati a cambiare il proprio tono di voce. Noi lo chiamiamo tono voice, ma quello è il nostro stile comunicativo e deve restare lo stesso, però deve tenere conto del fatto che c'è un pubblico che è stufo. Anche stupido, questo poco ma sicuro. Andare avanti con la slide, grazie. Prossima slide. Ehi. Enrico? Oh. Ecco. Non tornati a quella... Ok, io grosso modo ho finito. Spero di non, al di là delle mie crashate improvvise, spero di non avervi annoiati, ma visto che siamo in VR, la domanda mi viene a questo punto un po' spontanea, perché abbiamo parlato di suggestione. Per me è stato proprio il nodo, il punto, il perno di tutta questa, di questo intervento. Mi sono fatta una domanda, quindi anche la faccio anche a voi. Immaginiamo se finalmente i vari attori del turismo, che sono tanti, perché partiamo da chi possiede bed and breakfast, chi tiene hotel, chi possiede ristoranti, chi gestisce musei, siti archeologici e così via, immaginiamo se cominciassero ad utilizzare seriamente queste piattaforme. Immaginiamo se fuori di qui avessimo la ricreazione di un mondo non un mondo di fantasia, ma un sito, un qualcosa che noi conosciamo del nostro mondo, del pianeta. Quindi immaginiamo di poter uscire da questa sala, oppure di attraversare un portale in questa sala e di poter andare direttamente alla Valle dei Re d'Egitto, a due passi dal Nilo, oppure di poterci ritrovare a passeggiare sulla muraglia cinese. Quindi immaginiamo questo, come cambierebbe la nostra esperienza di viaggio, come la cambierebbe per chi opera, quindi lavora nel turismo, e immaginiamo come potrebbe anche cambiare da parte nostra, Fede, di Travel Blogger, il modo di raccontare l'esperienza di viaggio nel momento in cui il lettore non ha più strettamente necessità di me, non di me Bruna, di me come Travel Blogger, quindi di tutti i Travel Blogger, per poter conoscere una realtà magari prima non particolarmente nota, perché potrebbe entrare in questo mondo e cominciare a esperirla diversamente. Potrebbe cominciare a girare, a muoversi, a vedere che cosa c'è attorno alla Valle dei Templi d'Agrigento, oppure com'è essere nel Colosseo dopo aver fatto la primissima visita, magari a 5 anni.
probabilmente le cose cambierebbero. Cambierebbero anche tanto, cambierebbero per tutti gli operatori del turismo, cambierebbe il modo di viaggiare, cambierebbe il modo di decidere come, quando, perché fare un viaggio. Quindi per forza di cose dovremo anche noi decidere un cambiamento. Quindi ripeto, io vi vorrei lasciare proprio questa suggestione qui. Immaginate di attraversare un portale e di ritrovarvi davanti alla Sfinge. Fatemi sapere eventualmente che tipo di impressione vi farebbe, che secondo me sarebbe d'effetto. Io con questo ho finito. Grande, grande Bruna. Ok, se vuoi accomodarti sul divano. Sentite? Allora, Mamma. intanto complimenti Bruna, perché hai incantato tutti quanti, ci hai letteralmente suggestionato. E poi complimenti anche per le slide. Avete visto che bellissime immagini che abbiamo visto sul maxischermo. Effettivamente, insomma, ci ha fatto viaggiare un pochino con la fantasia. Vieni qui a sederti, non mi dite che è crashato un'altra volta. Insomma, da questo punto di vista non è stata fortunatissima Bruna. Da questo punto di vista, purtroppo ha avuto qualche problema, anzi, qualche problema di troppo, mettiamolo in questo modo. Però io sono francamente molto, molto soddisfatto. Adesso aprirò i microfoni un pochino. Suppongo che Bruna apparirà qui. Se volete partecipare al dibattito, se qualcuno, non so, vuole dire qualche cosa, si può iniziare a prenotare. Ricordo a tutti quanti che è sufficiente alzare la mano, non necessariamente una domanda, ma si può fare anche un intervento. E cosa volevo dire a Bruna? Tanto Non complimenti, so, dimmi. ci sei, Grazie. sei qui fra Sì, noi. io adesso Ok, sono fra voi, sono risuscitata come Gesù. accomodati vicino a Cecilia. Sì. Accomodati vicino a Cecilia. Ciao Ceci, ben trovata. Ok. Intanto Bruna, ti volevo dire che mi hanno chiesto se quegli occhi sono veri oppure se sono Dimmi. photoshoppati, perché tutti quanti sono rimasti colpiti da sto colore, perché io ho condiviso questa locandina dappertutto, su tutti i miei social, su tutti i miei account, su tutti i miei stati. Quindi Allora, no, sono naturalissimi. Sono proprio nata così. Se vuoi posso portare la testimonianza. Vi porto una bellissima foto di me terrorizzata perché stavo cascando dalla seggiovia sulla Sila. ah, ecco. La faccia terrorizzata. No, sono nata proprio così. Comunque, Bruna, io ecco, volevo magari approfittare di questo momento che è veramente, vorrei dire, irripetibile. Ci troviamo in un metaverso molto, molto frizzante in questo momento. E quindi io penso che possiamo lanciare anche questa idea di dibattito di come la realtà virtuale appunto può aiutare il turismo in questo momento particolare. Ci sono delle app. Adesso tu qui sei con il computer, comunque per il visore, ci sono delle app che ti fanno viaggiare, che ti mostrano dei posti. Io la vedo così, vi dico la mia così velocemente, poi magari se qualcuno vuole aggiungere qualche cosa, mi fa solamente piacere. Io penso che poter esplorare, poter iniziare a vedere cosa si potrebbe fare, dove si potrebbe andare, è una cosa molto importante. Io racconto sempre che ebbi un'esperienza con il classico Google Map che ti mostra i luoghi, le strade che viaggi all'interno. La prima volta che l'ho usato, quando mi venne detto che c'era questa opportunità, mi girai completamente il luogo che avevo scelto dove sarei andato in vacanza.
quando sono arrivato lì in vacanza sapevo esattamente tutto di quel posto. E se pensate che tutte queste, queste cose le possiamo fare in VR, dove l'esperienza è ancora più, più pregnante, cioè noi quando viviamo un luogo in VR effettivamente ci siamo in quel posto, così come noi siamo in questo posto, in questo momento. Adesso vi sblocco i microfoni, così se c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa. Bruna, intanto vedevo Fabio su in alto che ha alzato la mano. Enrico, se puoi dargli il megafono, se no ci penso io. Vai Fabio. Poi ho visto che si è prenotata anche Simonetta. Sì. Parli, parli. Allora, ciao, buonasera a tutti. Innanzitutto vi seguivo su YouTube perché sto facendo altro, intanto vi seguito su YouTube. E bene. No, niente, volevo congratularmi con Bruna che comunque travel blogger, interessantissimo perché anche a me piace viaggiare tantissimo. E l'ultima cosa che ha detto, che la posto come domanda, nel senso per la questione di creare questi paesaggi, semmai anche da descrivere, cioè usare la realtà virtuale per descrivere questi paesaggi che uno vuole andare semmai a visitare, sarebbe una buona idea. E infatti io ero andato già con altri, chiamiamoli colleghi di VR, c'era uno qua di fianco, ero andato in un posto, in un portale, dove c'era l'Egitto, c'erano la Sfinge, parlavi della Sfinge proprio, giusto Bruna, se non sbaglio. Sì. E io mi immaginavo come se, giustamente io ci sono stato, era bello, sarebbe stato bello veramente qualcun altro avesse vissuto questa esperienza, allora raccontavo loro, giustamente qua sotto la Sfinge sembra così grande, ma alla fine è piccolissima, alla fine sembra una cosa gigantesca quando la si vede alla TV, e allora mi ha fatto molto pensare a questa cosa qua, che secondo me sarebbe una figata enorme, che comunque una persona tramite il VR potrebbe comunque in qualche maniera farti vivere un'esperienza ulteriore di blogger, non soltanto scritta. Se me, tu hai detto è una cosa che voglio far sentire di pancia le persone e voglio farle emozionare. Secondo me sarebbe una cosa ancora in più. Cosa ne pensi tu di questa cosa qua? Giustamente, secondo me sarebbe una cosa veramente magnifica e insomma in più. Cioè, condividi, da quello che ho capito, condividi pienamente questa cosa? Ti sento, non vedo più nessuno. Sì, sì, mi senti? Sì, ti sento, vai. Ok. Allora, io credo che questo possa essere una possibilità proprio per chi lavora nel turismo, perché è proprio, la dico in termini un po' prosaici, però è inevitabile, è l'esperienza anche proprio di acquisto dell'esperienza viaggio che cambierebbe, no? Quindi è l'opportunità per chi fa business, perché pensaci, magari potenzialmente chi ama viaggiare potrebbe desiderare di visitare anche tutto il mondo, ma veramente lo faremmo, veramente ne avremo la possibilità, forse no. Poter accedere ad un mondo altro, che in questo caso è virtuale, consentirebbe un'esperienza di determinati luoghi. Ecco, ad esempio io penso per me la muraglia cinese, perché non penso che mai farò un viaggio in Cina, potrebbe cambiare in generale il mio modo di viaggiare. E per chi lavora, chi vive del turismo, cambia anche il modo di vendere l'esperienza, quindi cambiano le abitudini d'acquisto, perché io avrei la libertà di scegliere esclusivamente alcune mete dell'Italia o del mondo e concentrarmi su queste. Quindi sarebbe un andare avanti e anche contemporaneamente un tornare indietro, perché ripeto, quello che è avvenuto negli ultimi tempi con il low cost è stato questo. Tutti hanno cominciato a viaggiare per andare ovunque. Prima il viaggio, diciamo la vita, era un qualcosa di chi poteva permetterselo. Poi non è stato più così, il che è stato un bene. Però ha fatto sì che il turismo diventasse di massa, massiccio, soprattutto su tante destinazioni italiane e mondiali. Invece magari sbarcare nella VR rivedrebbe un po' le cose. Si darebbe un senso, un valore diverso all'esperienza del viaggio, perché l'esperienza di viaggio è diventata mordi e fuggi parecchio, invece la possibilità di scegliere qualcosa, viverla in VR, che certo non è la stessa cosa, però ha un certo impatto,
è un'altra destinazione, vivere invece dal vivo, appunto, o cambierebbe un po' di parte in tavola, e la cambierebbe per tanti attori, tante persone che operano nel turismo per lavoro, non su. Questo è. Quindi sicura, per me è una bella cosa. Poi è chiaro, c'è anche un altro aspetto. Tu immagina chi la possibilità di viaggiare proprio non ce l'ha. Pensa a tutte le destinazioni che per loro conformazione, per tante ragioni, restano magari inibite a portatori di handicap. Certo. Guarda, io se posso dire una cosa, Bruna, se mi permetto, mi avete stimolato un'idea che voglio condividere con voi. Cioè, non un'idea, un'esperienza che io faccio ogni tanto. Dovete sapere, per chi non ha i visori, che i visori hanno già tutti provato queste cose, ci sono dei video a 360 gradi, c'è YouTube 360, ci sono anche delle piattaforme per vedere dei video, delle cose, e io li utilizzo per andare a vedere dei posti che so già che non andrò mai, probabilmente difficilmente ci andrò in cima all'Himalaya, capite? Oppure non so, sulla stazione spaziale la Istra. Si era prenotata anche Simonetta. Simo Pocci, se puoi dargli il megafono, Enrico, se no ci penso io. Ok, mi sentite adesso, Simonetta? Sì, adesso ti sentiamo. Sta richiedendo, okay, se è Simonetta, Simonetta. Eccola. Comunque... Tengo solo bene. A dire che i portali virtuali di cui parlava Fabio sono stati aggiunti per andare a Giza o per farsi il giro del mondo, visto che li abbiamo visitati, li abbiamo messi all'altro. Quindi per okay. Che bello essere qui in Space, esprime un desiderio. Grazie Enrico. Ok, andiamo avanti. Vai, grazie. Quello che volevo dire, a parte fare i complimenti ovviamente a Bruna, è che noi siamo effettivamente convinti che il viaggio inizi decisamente prima rispetto al viaggio stesso. Quanti di noi in realtà studiano, verificano, progettano? Quindi il desiderio del viaggio è molto precedente al viaggio stesso, per cui poterlo vedere ad esempio in video 360 o vederlo in VR è sicuramente un'esperienza interessante, utile per la vendita sicuramente, ma utile proprio dal punto di vista emotivo e dal punto di vista di coinvolgimento della persona che desidera la meta. E poi anche successivamente al viaggio, cioè pensate al ricordo, il fatto di poter rivivere certe esperienze, poterle rivedere e poterle risognare, perché il viaggio davvero non si esaurisce poi solo nel momento in cui uno ritorna a casa, uno davvero lo rivive. E questo è importantissimo. Io ad esempio suggerisco anche alle location proprio di creare dei tour 360, che è un modo di promozione, è un modo di far conoscere davvero i propri ambienti. Pensate, non so, location per matrimoni o location che veramente hanno tipo castelli. Un conto è vedere sul sito, un conto leggere il blog, un conto essere e poter girare negli ambienti. Quindi io lo consiglio sempre vivamente, e soprattutto in questo periodo di pandemia in cui noi non possiamo viaggiare, è un modo per farsi conoscere in Italia e all'estero. Ancora meglio, quindi secondo me è veramente una soluzione per oggi, ma anche per il futuro. Comunque complimenti Bruna. Grazie. Concordo. A proposito di quello che permetti... tu hai detto... Dimmi. Sì, rispondi, poi volevo, ho visto che c'è, che c'è anche Cecia che ha alzato la mano. Enrico, se puoi gentilmente mettere la slide del prossimo Magic Flute Show, perché volevo spoilerare un attimino, ha preso la parola Simonetta, e volevo mostrarvi in anteprima la prossima locandina dove Simonetta sarà la prossima ospite, e si parlerà di storytelling e realtà virtuale, quindi vi aspettiamo tutti qui, vedrete che ci racconterà delle cose interessantissime. Vi dico solamente, vi accenno solamente a un progetto che ha a che fare con i droni, la realtà virtuale e l'API.
quindi non prendete impegni per giovedì prossimo. Grazie Simonetta, ti inizio a ringraziarti già da adesso. Ok, Cecia, Enrico, rimetti pure la slide della serata. E poi Cecia, c'era qualcuno che è intervenuto dal web che voleva No, però volevo fare io una domanda direttamente. Hai mai viaggiato da sola o viaggi in compagnia? Allora, ho viaggiato da sola una volta in Italia, il vero. Sono andata a visitare Mantova da sola, la prima volta che l'ho visitata. Poi no, non mi è successo, perché ho cominciato a viaggiare prima con gli amici, poi con il fidanzato, attuale marito. Quindi in realtà ho avuto poca occasione di viaggiare da sola. Però è una cosa che farei volentieri. Perché sì, condividere l'esperienza di viaggio con una compagnia è bello, chiaramente. Poi ci si sente più sicuri. Però sarà che io sono un po' un lupo solitario. A me piace stare anche da sola, perché quando cammino, procedo, amo essere autonoma, amo muovermi semplicemente per come mi dice la testa in quel momento. Metto su la musica con le cuffie e vado e procedo. Quindi per me bellissimo. L'esperienza del viaggio in solitaria è qualcosa di estremamente affascinante. Chiaramente non sceglierei una meta qualsiasi per farlo, perché comunque in tutto questo sono anche una persona fifona, quindi se non tante cose da sola non farei, però sì, sicuramente è un qualcosa che mi piacerebbe fare. Quindi, visto che c'è Stefano dall'altra parte che mi sente, che lo sapesse, insomma, che prima o poi partirò anche senza di lui. Sì. Grazie. Mi stai mandando un messaggio. Allora, ascolta Bruna, abbiamo sforato abbondantemente l'ora. Infatti. Vedo che si è prenotato Ciccio, Francesco, tra l'altro anche a me, anche io sono chiamato, io chiamo Francesco, mi chiamano anche a me Ciccio. Gli diamo il megafono, un po' sblocchiamo lo stage e facciamo la nostra foto di gruppo, la nostra tradizionale foto di gruppo e poi andiamo in gita. Okay. Enrico, se puoi dare il megafono a Ciccio. Già fatto. Ok, grazie, buonasera a tutti. Complimenti per la serata. Scusatemi se magari vi faccio dilungare un pochettino. Volevo solo chiedere un punto di vista a Bruna, che mi interessava. Sì. Volevo chiederti, rispetto a quelli che sembrano essere i principali metodi di comunicazione oggi, i social media, quindi Facebook, Instagram e compagnia varia. Sì. Quanto pensi che perda la comunicazione tramite il blog? Chiaramente se pensi che perda qualcosa in immediatezza e in raggiungimento di pubblico rispetto a questi canali di comunicazione. Oppure se pensi che possa essere comunque più vantaggioso pubblicare i blog piuttosto che sui social. Questo tipo di esperienza. Allora, domanda bella, anche questa meriterebbe una risposta piuttosto ampia, per ridurre abbastanza all'osso. Sono cose diverse, non ti potrei mai dire, in linea di principio, fai solo il blog e non avere i social o viceversa. Il problema è che, essendo essenzialmente diversi come impostazione, anche un po' come finalità, si integrano, vanno a integrarsi, perché... come pensi di poter arrivare scrivendo un blog al pubblico? Dovresti conoscere come si posizionano gli articoli su Google. Non è una cosa semplice, non è una cosa immediata, ci vuole parecchio tempo. Quindi un blog ci mette tempo per macinare lettori. Però tu come lo promuovi il blog? Promuovi perché condividi l'articolo, lo fai girare sui social media, quindi lo condividi su Facebook, condividi l'articolo su Twitter e così via. Però la scelta di avere un blog deriva da innanzitutto un'esigenza innanzitutto personale. Se hai da raccontare, tanto, ma è proprio difficile che tipo tu ti possa accontentare della sinteticità di Twitter oppure della velocità di Instagram o di che. E quindi questo è uno. Poi il blog, ripeto, macina visite ma su Google. E quindi
ti devi concentrare su quelle dinamiche lì, quelle che hanno a che fare con i motori di ricerca, e poi in terza istanza, se domani Facebook non c'è più, hai perso tutto, non c'è più niente della tua comunicazione, più nulla. È molto più improbabile che tu possa perdere il sito web. Lo vedo un po' difficile che improvvisamente sparisca Google. E certo, chiaro, certo. Ti può crashare il server. Questo può succedere. No, certo. Però, ripeto, sono mezzi diversi e che vanno utilizzati per finalità diverse. Si comunicano in modo differente e per quel che mi riguarda vanno integrati. Per questo non è che ti posso dire conviene più l'uno più l'altro. Tu puoi decidere anche di parlare di viaggi utilizzando semplicemente un profilo Instagram, ma come ho amato dire proprio in un mio articolo, non esiste il blog su Instagram. Non è che puoi avere solo il profilo Instagram e dici che sei blogger, no. Il blog per sua definizione è un blog. Un blog è un qualcosa di discorsivo, ha un contenuto strutturato in un certo modo, ha le sue finalità. Ripeto, lo puoi contemplare in una strategia di comunicazione più ampia che per forza di cose deve comprendere anche i social. Certo, quindi tu utilizzi i social come canale promozionale per invogliare comunque un determinato pubblico ad approfondire, sì, quindi nel momento forza, in cui sì, vuole approfondire. Poi, ognuno in modo diverso, sì. Cioè ti posso dire che ad esempio a me Instagram non serve una cippa per quanto riguarda il blog. Non è fatto per mandare le persone sul blog, ad esempio. Già è diverso il discorso su Pinterest, che per me è stata una riscoperta, ad esempio, perché Pinterest ti permette di avere visite anche se lo lasci lì, anche se per caso lo trascuri. Non si dovrebbe mai trascurare niente, vabbè, così sono le cose. Ma se per caso oggi decidi di creare 3 bacheche di Pinterest e le lasci lì per mesi, 2 mesi, 3 mesi, continueresti ad avere pin, salvataggio e visita. È andato di fatto. Cioè, lo dico perché l'ho visto dai miei analytics. Come? Inizierò a usare Pinterest perché effettivamente l'ho dimenticato in un cassetto. No, Pinterest è da rivalutare, veramente. Visto che Instagram mi viene sempre più a noia. Io ti ho risposto alla tua domanda. Allora, sì, no, certo. Allora, grazie. Interessava il ragazzi, punto di vista, grazie mille. Ho sbloccato il palco, quindi venite qui per la foto di gruppo. Come al solito, come sempre, cerchiamo volontario che fa scatti qualche foto lì dalla gradinata. Fatemi stare vicino alla mia Bruna, perché Bruna c'è dalla prima puntata del Magic Fruit Show, soprattutto sì. La prima. Quindi se c'è una costante nel Magic Fruit Show è sicuramente Bruna. Per me è stata una grande gioia poterle dare questo spazio. È bravissima, avete sentito quante cose ci ha raccontato. E che dire, ci vediamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo, primo aprile. Non vi facciamo lo scherzo, il pesce d'aprile. Ci sarà Simonetta, ci siamo per davvero. Speriamo sempre che insomma, che a Space regga. Stasera diciamo che si è comportato bene al Space, bene. Vero? Siamo soddisfatti. Stasera di prima cosa. Ma sì, è andato tutto bene. È andato tutto bene. Grazie a tutti per essere stati qui. Mi raccomando, non vergognate. Tutta la sera che parliamo di social, di blog. Ecco, postate le foto sui social. Facciamo vedere che cosa stiamo facendo qui nel metaverso in questo momento. Noi siamo qui, noi ci siamo, facciamo delle cose interessanti. Io saluto e ringrazio come sempre tutto lo staff. Un saluto particolare sicuramente va fatto a Ciccia, che è stata la nostra forza fortuna per l'ennesima volta e ce l'ha messa tutta. Si è impegnata da stamattina che lei sta provando tutto e le faccio un grandissimo abbraccio. Un'altra campagna, c'è molta campagna al Medico Show.
ovviamente ringrazio Enrico e ringrazio Rubin, sono lo staff tecnico The Pixel Chips, che da essere un semplice spettatore è diventato un relatore, e adesso ce l'abbiamo in staff, stream, fai podcast, gli vogliamo bene, anche se è verde fosforescente, ma è fucsia, dei colori un po' particolari. E chi è che ho saltato? Wiz da Second Life, come Rubin con furore. Wiz è una fantastica. Qualche cosa faremo, Wiz. Parati. È una crea dei video meravigliosi. Second Life è una vera celebrità. Qui arriva. Non dice una parola, fa l'operatrice video, ma in realtà è veramente una pop star, ed è una dei nostri, vogliamo bene anche a lei. Grazie a tutti, ho saltato qualcuno, verrò fustigato in pubblica piazza. Credo che ho salutato e ringraziato tutti, ma ringrazio soprattutto la community, questa bellissima community. Non guai a chi ce la tocca, la rovina, chi ce la guasta. Stiamo coltivando come una piantina, la stiamo innaffiando tutti i giorni. La Bionic Meta Crew, capitanata da Enrico, che è il primo helper italiano, e anche qui tanto orgoglio e tanta soddisfazione. Guardatelo lì col laser, il nostro Angelo Custode. Grazie anche a Tenerife, che il nostro esploratore ci va a trovare le destinazioni più belle. A questo punto, guardate, si è parlato di Giza, si è parlato di tutte queste cose. Battete un attimo le mani che vi faccio la foto io. Fatemi una foto con l'emoticon. Forza ragazzi, non vi vergognate, e adesso ce ne andiamo. Che foto fantastica, ragazzi. Un saluto anche. E chi vuole, insomma, abbiamo parlato di Giza qui. Enrico ha già messo dei portali per andare a vedere. Non per dire, ma qui è Pyramid Café, quindi qualcosa c'è. Allora io vi spiego i due portali. Praticamente uno è direttamente la piramide di Giza 360 gradi, l'altro invece è un hub di tutti i possibili posti sul mondo, è una gigantesca mappa grande. Mannaggia, che sono crashato più volte. Io, a me non va bene, io chiedo scusa ma interrompo lo streaming. Va bene, salutiamo gli amici che ci hanno guardato da YouTube. Ciao. E da Facebook. Like, subscribe. E da Twitter. E da Twitter. Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, così bisogna dirlo. Esatto, non vergognate, se c'è un appunto che devo fare ad Avatar, si vergognano di mettere quel pollicino, ma metti mi piace, Dio mio. E guardate le pubblicità, visualizzazioni. Oramai ho fatto outing, metto l'Avatar su WhatsApp, dicono ma sto qui è impazzito. Sì, sono impazzito. Bene, però. Allora... Andiamo qui a Giza, che ne dite? Secondo me prima di perderci in un hub pieno di portali, andiamo tutti lì e facciamo crashare la piramide di Giza. Avanti ragazzi, seguiteci. Inizia. Lisa! Porta... Lisa!